Otranto festeggia San Giuseppe, una festa molto sentita, una festa dove vengono realizzate delle tavole e vengono dispensati dei cibi. Noi siamo qui per testimoniare la presenza dell'Ufficio Scolastico Regionale rispetto alle iniziative che sono fatte proprio qui nel Salento. Questo evidentemente serve non solo a rinsaldare le radici salentine di questo territorio, ma soprattutto a comunicare ai ragazzi che quello che siamo è legato alle tradizioni che vengono da lontano. Loro vivono questa esperienza, la rinsaldano e conoscono anche le significazioni che sottendono a questa iniziativa. Infatti l'Istituto Alberghiero in questo caso, ma anche le altre scuole, spiegano molto bene quali sono i significati che sottendono a questa tradizione. Cosa vi spinge a fare tutto questo? Allora, innanzitutto la tavola di San Giuseppe la fa una persona che ho ricevuto una grazia o perché sente nel cuor suo che vuole offrire tutta questa tavola imbandita per queste persone che vengono chiamate santi e viene dato un nome. Io per grazia ricevuta. Quindi si è devoti a questo santo? Esatto, devotissima. E fino a quando avrò la forza di fare tutto questo, questa preparazione, ovviamente in collaborazione con le persone che mi sono vicine, io lo farò sempre, fino a quando avrò forza e vita. Offrirò sempre tutto questo a San Giuseppe, non solo a lui, anche a me stessa, perché interiormente sento un'emozione fortissima che mi porta già da adesso, da oggi, a pensare all'anno prossimo cosa farò, come farò e perché lo farò. Renato Baldi farà San Giuseppe. Come si sente? È una cosa molto emozionante, è una vecchia tradizione rilasciata dalle nostre nonne ai nostri genitori e i nostri genitori tramandata ai figli, e penso che è una cosa molto bella, molto sentita e commovente contemporaneamente. Sentirsi fare il santo è come sia una cosa che ti dà un dono diciamo uso familiare, ma molto intimo, di stare in mezzo a molte persone che vengono a visitare appunto la tradizione del nostro Salento. Io mi ricordo fin da piccolo che i nostri genitori mi portavano, che vedevo anche mio padre che faceva San Giuseppe, il momento che lui toccava il piatto si dovevano fermare anche avendo qualcosa, non metterla più in bocca e ripassare di nuovo all'altra pietanza che veniva. È una cosa come sia che non so, o che viene donata o rilasciata, o sei simpatico diciamo a chi fa questa tradizione, a portare delle persone adeguate a fare questa cosa caricatevole. Si è appena concluso il rito della tavola di San Giuseppe, una grande tradizione che il Salento promuove nel mondo. L'Istituto Alberghiero sta facendo tutto questo, come mai? È una tradizione molto importante per il nostro territorio, quindi una scuola, oltre a preparare i ragazzi, deve anche fargli cogliere l'importanza della valorizzazione delle nostre culture, della nostra tradizione locale. Come mai nasce questo dispensare cibi a coloro che sono più bisognosi? Beh, è una bella tradizione di solidarietà, di accoglienza che è tipica della nostra terra, per cui è stato ripreso questo rito che rappresentava un momento importante della comunità salentina nella quale alcune famiglie per devozione verso San Giuseppe organizzavano queste tavole e a conclusione tutto veniva regalato ai poveri, quindi è anche un esempio per i valori fondanti e importanti di una società, e quindi ecco perché abbiamo voluto rinverdirla e farla diventare centrale anche per lo studio degli studenti.